Allora, buongiorno a tutti, grazie di essere qui presenti. La dottoressa Flavia Sartori si scusa di non poter essere presente, ma come probabilmente sapete abbiamo degli enormi problemi relativi al nostro bilancio, quindi lei sta cercando di far quadrare i conti, quindi mi prega di leggere l'intervento che avrebbe voluto fare e vi porge il saluto. Allora, uno degli aspetti più importanti di una visione smart in un contesto urbano è la necessità di leggere la città come un insieme, come un sistema strettamente interconnesso che punta a rendere il territorio un luogo più competitivo attraverso essenzialmente la crescita della qualità della vita delle persone che ci vivono in maniera permanente per periodi di tempo limitati per il lavoro o per il turismo. La valorizzazione del capitale umano e sociale di un territorio è strettamente interconnesso col miglioramento dell'ambiente, dei servizi alla persona, dei trasporti, del governo del territorio. Attore centrale di questa visione moderna del contesto urbano non può che essere l'ente comune per il suo ruolo di vicinanza alle persone nell'erogare pubblici servizi di altrettanto pubblica utilità. Con l'ante tecnologico indispensabile per lo sviluppo di una città intelligente è l'ICT, declinata appunto e usata in maniera intelligente e non come gioco tecnologico fine a se stesso. Una ICT sviluppata di concerto tra il comune e le imprese per un'armonica crescita tecnologica del territorio che ne accresca la competitività e l'appetibilità anche in chiave di marketing territoriale. Io credo sia importante mettere a fuoco un aspetto spesso sottaciuto quando si parla di innovazione, ovvero della sua declinazione all'interno della macchina comunale, strumento e braccio operativo essenziale per la nascita di una vera smart city. Le parole innovazione digitale possono diventare un motivo ricorrente che, per non rappresentare solo una bella serie di slide in un convegno, ha bisogno di essere ratificato nella quotidianità del lavoro di un ente complesso articolato come il comune di una grande città come Genova. Spesso si identifica il concetto di innovazione con la semplice, ancorché importantissima, erogazione di servizi online ai cittadini, quando in realtà ben più importante è la profonda riorganizzazione del lavoro comunale, basata su un uso avanzato delle tecnologie ICT, volte alla semplificazione e ottimizzazione delle mansioni quotidiane degli addetti, che ha come naturale conseguenza un miglioramento vero dei servizi erogati off e online, e che non si identifica con la semplice digitalizzazione del lavoro se attuata mettendo dei PC sulle scrivanie senza un ripensamento profondo di tipo organizzativo. Lungi dall'affermare che non si sia fatto nulla, molto vi è ancora da fare e proverò a indicare per punti una roadmap possibile ed auspicabile. Primo, individuare i processi da digitalizzare in funzione di un reale vantaggio per i lavoratori coinvolti in termini di efficacia e miglioramento della qualità del lavoro. Senza il coinvolgimento profondo e partecipato degli addetti nel processo di innovazione, qualunque cambiamento imposto dall'alto rischia di fallire dal punto di vista del risultato finale. Secondo, avere costantemente in mente che l'obiettivo è la semplificazione delle procedure dal versante utilizzatore finale, anche considerando la necessità di coinvolgere. Del cloud computing per la condivisione dei dati e degli applicativi. Spesso gli avanzamenti della tecnologia possono rappresentare una leva importante per il cambiamento. Quarto, individuare modelli innovativi di formazione del personale. Anziché puntare su una formazione di basso livello, scegliere la via della qualificazione di alto profilo, creando in ogni struttura comunale un team di dipendenti esperti e motivati che coinvolgano e formino dal basso i loro colleghi in un processo di condivisione sul campo dei processi di innovazione. Quinto, valorizzare dei saperi e delle competenze interne all'ente e del patrimonio di informazione, che è il grande valore da condividere e diffondere per un'amministrazione come il Comune. La via è primariamente interna e l'ICT può e deve essere lo strumento per attuarla attraverso la realizzazione di una nuova intranet sociale che favorisca la valorizzazione delle eccellenze e delle professionalità e la circolazione condivisa delle buone pratiche e delle proposte operative fatte circolare dal basso in un processo di sdoganamento totale dell'informatica nella pratica quotidiana del lavoro, in una lettura che la veda come strumento facilitatore e non come aggravio di procedure.
Infine, l'ottimizzazione delle scarse risorse disponibili. Da un lato, creare sotto l'egida dell'ANCI una banca nazionale delle buone pratiche degli applicativi che possano divenire, senza costi aggiuntivi, un patrimonio della pubblica amministrazione con una vera interoperabilità tra enti diversi, come non è mai accaduto nella realtà fino ad ora. Dall'altro, attuare una mirata e oculatissima politica delle assunzioni volta, proprio perché siamo in un momento così difficile, ad individuare nuovi profili di alta professionalità nel campo dell'ICT all'interno degli organigrammi. La grande sfida per il futuro è rispondere all'esigenza diffusamente sentita di trasparenza e partecipazione da parte dei cittadini. È una sfida, proprio nella logica della Smart City, e dare corso alla realizzazione di progetti di creazione di banche dati open, aperte alla libera consultazione e al libero riuso da parte dei cittadini e dell'impresa, rappresentando una massa di contenuti di pubblica utilità, resi facilmente utilizzabili e fruibili, così come è essenziale che il Comune impari a comunicare al meglio ciò che fa ai suoi cittadini, divenendo in buona sostanza una vera agenzia di notizie di pubblica utilità, oggi spesso troppo nascoste e poco fruibili, anche se formalmente presenti sui siti comunali. Anche se molto il cammino da percorrere, la strada intrapresa dal Comune di Genova è quella giusta e il processo di innovazione è in atto e va solo messo a sistema per renderlo veramente un driver strutturale tangibilmente percepibile. Lo abbiamo fatto, lo stiamo facendo, lo faremo in futuro in un rapporto aperto con la città, l'impresa privata, le associazioni, interagendo e imparando sempre più ad interagire con i cittadini che lo vogliono per una cittadinanza digitale che si radichi e incida positivamente sul quotidiano di tutti noi che in una smart city vorremmo vivere e sono certa vivremo. Grazie. Mi hanno tagliato il microfono. Eccolo. Grazie. Adesso diamo la parola a Paolo Piccini, direttore generale Selex Elsag. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno anche ai miei colleghi che vedo qui presenti in... Scusate. Pensavo che fosse acceso. Però purtroppo questi troni sono abbastanza complicati. Buongiorno a tutti. Dimostrazione, diciamo, che serve a poco preparare un discorso in un convegno come questo, perché poi uno, prima di prendere la parola, sente quello che viene detto.